Affluenza massiccia e spiccato senso civico è quanto emerge dallo screening degli studenti della città di Pescara in vista del rientro a scuola. Da oggi infatti 21.000 unità tra bambini e ragazzi si sono sottoposti a tampone nelle palestre delle scuole Foscolo e Rossetti per primarie e medie, dello scientifico per le superiori. Il test, rimarca la ASL, è finalizzato ad intercettare i positivi, ma non vale per il Green Pass. Carlo Cappello, preside del liceo scientifico Galilei. Abbiamo notato la presenza dei genitori dei ragazzi, senso di responsabilità altissimo. Quanto conta però in questi casi anche la preoccupazione, se vogliamo? Quanto incide? I numeri ci dicono che la preoccupazione è forte e questo senso di responsabilità dei genitori è apprezzabile, perché significa che comunque non solo stanno facendo controllare i loro figli, ma hanno questo controllo anche su quelle che possono essere le eventuali ricadute negative sui familiari, sui soggetti fragili che abbiamo nelle nostre famiglie. Chiaro è che chi non si sottopone, dovesse essere asintomatico, potrebbe essere un problema al momento del rientro. Il servizio viene erogato di continuo, saremo fino a questa sera e domani mattina e pomeriggio fino a oltre le 18.30, quindi quando sanificheremo i locali. Santilli, da questo test è escluso il personale scolastico, no? Una decisione particolare, perché comunque il personale scolastico condivide gli stessi spazi della popolazione studentesca, è d'accordo? Assolutamente sì, però queste sono direttive nazionali e regionali, però il personale, il docente, il personale ATA, sono tutti coloro che hanno ormai fatto la terza dose di vaccino, quindi diciamo che sono in sicurezza, ma questa iniziativa che ha voluto il governo centrale è proprio rivolta ai ragazzi e ai giovani fino ai 19 anni. Da quanto tempo in fila? Dalle 9 e mezza. Dalle 9 e mezza, sì, più o meno. Sono però, due ore. Sì, praticamente. C'è un po' di preoccupazione per il rientro a scuola? Sì, un minimo sì, comunque non siamo proprio tranquilli, però mo stiamo cercando di prendere le dovute precauzioni. Cerchiamo di non avere troppi contatti e cercando di prendere le dovute precauzioni, come ha detto il mio compagno, e vediamo che tutto si potrà risolvere per il meglio. Vale la pena fare questo, sottoporsi al tampone? No? Secondo me sì, perché bisogna rientrare a scuola in sicurezza, bisogna essere sicuri tutti noi di essere negativi. Bisogna anche considerare che è su base volontaria, no? Quindi probabilmente sì, la preoccupazione è anche per questo. Poi io sono abbastanza preoccupata più che altro per questo aumento dei casi abbastanza recente, quindi però tornare in DAD non è la migliore opzione che abbiamo adesso. Se possiamo rimanere in presenza, meglio così. Se però dobbiamo tornare in DAD e poi tutto il resto rimane aperto, anche no. Perché non è giusto che noi non possiamo andare a scuola, però poi possiamo uscire il pomeriggio e fare qualunque altra cosa.